La nostra specie possiede una grande adattabilità e infatti popoliamo ogni angolo del pianeta. Nonostante siamo capaci di abitare ogni sorta di ambiente, siamo prima di tutto dei primati strettamente terricoli. Guardando ai nostri più vicini parenti, possiamo notare come in realtà noi rappresentiamo un'eccezione alla regola. A parte i gorilla, i nostri cugini più prossimi come ad esempio scimpanzé, bonobo, oranghi e il resto dei primati conducono una vita legata agli alberi, sono difatti arboricoli, grazie a caratteri che facilitano l'arrampicata. Pur mantenendo molti dei caratteri che possiedono oggi le grandi scimmie antropomorfe, i nostri antenati hanno subito delle grandi modificazioni nelle proporzioni corporee e hanno perso le abilità nell'arrampicata di cui erano un tempo dotati, a favore di uno stile di vita molto più terricolo. Per quale motivo i nostri antenati hanno quindi cominciato ad abbandonare le fronde degli alberi e quando è che tutto ciò ha avuto inizio? Nello scorso episodio abbiamo esplorato le radici più profonde del genere umano, cercando di trovare i legami di parentela che ci legano ai nostri più vicini parenti e al resto delle forme di vita sul nostro pianeta. In questo episodio andremo invece a cercare di comprendere quando i nostri più antichi antenati hanno iniziato ad abbandonare lo stile di vita arboricolo e perché c'è stata la cosiddetta discesa dagli alberi. Conosceremo le specie che hanno preceduto questo importante evento e cercheremo di comprendere la questione dietro al controverso anello mancante. Infine, analizzeremo le specie di ominini che per la prima volta hanno iniziato a vivere a terra in spazi più aperti. Prima di continuare con il viaggio nell'evoluzione dei nostri antenati, ci teniamo a presentarvi lo sponsor di questo video. Come già detto nello scorso episodio, NordVPN ha deciso di sostenere l'intera serie di Cronache Umane. NordVPN è un servizio di VPN che consente di avere moltissimi vantaggi quando si naviga in rete. Noi del team di Universe Science Italy lo usiamo già quando navighiamo in rete. Oltre per creare un tunnel criptato che garantisce privacy e anonimato online, NordVPN vi permette infatti di evitare le georestrizioni, ovvero permette di vedere serie TV o accedere a siti che normalmente non sono visibili in alcuni paesi. Per esempio, per gli amanti dei documentari, consente di cambiare posizione e potersi collegare ad un server all'estero, così da vedere Blue Planet 2 in streaming gratis direttamente sul sito BBC iPlayer. Lo stesso vale per qualsiasi altro sito e serie TV non visibili nel nostro paese. Quindi, per vedere ad esempio Netflix USA, Rai Play quando ci si trova all'estero, oppure Disney Plus USA. Non solo, il servizio protegge anche i vostri dati personali quando vi trovate a connettervi a reti Wi-Fi poco familiari o non protette, come nei bar, negli aeroporti o negli hotel. NordVPN consente di navigare in maniera anonima alla larga da hacker e occhi indiscreti. Questa VPN dà anche la possibilità di navigare in tutta tranquillità, perché bloccherà automaticamente tutti i siti noti per diffondere phishing, spyware e malware. Se volete quindi usufruire di tutti questi vantaggi, trovate il link in descrizione. Cliccandolo potrete ottenere un forte sconto e un mese gratis. E se entro 30 giorni non sarete soddisfatti, avrete anche la possibilità di essere rimborsati. NordVPN. Proteggi il tuo traffico online con tecnologia all'avanguardia. Naviga sui tuoi siti web preferiti in modo sicuro. Link in descrizione. Prima di arrivare all'antenato comune tra scimpanzé ed esseri umani, dallo stesso ramo si distaccarono molti altri lignaggi di primati, tutti racchiusi nel gruppo conosciuto come ominini. In passato, forme affini a questo gruppo costituivano una più ampia varietà di specie, distribuite in un areale molto più esteso. Durante la parte finale del Miocene, tra 6 e 7 milioni di anni fa, queste grandi scimmie antropomorfe erano presenti anche in Europa. Qui troviamo infatti molte prove della loro presenza. Si rinvengono fossili comprendenti resti scheletrici riconducibili a questi primati in Grecia e nel resto della penisola balcanica. Uno di questi enigmatici primati è Grecopithecus. Questo genere viveva in quelle che oggi sono la Grecia e la Bulgaria, 7,2 milioni di anni fa. All'epoca quest'area non era molto diversa da come ora. Vi era un clima caldo e umido, in alcune parti persino subtropicale.
Grecopithecus viveva in aree con boschi decidui, sempreverdi e vegetazione subtropicale. La regione ospitava a quel tempo una fauna comprendente specie di grandi dimensioni, tra cui elefanti, giraffe e addirittura rinoceronti appartenenti a specie ormai estinte. Questo particolare genere di primate, conosciuto prevalentemente per resti comprendenti una mandibola e dei denti, si pensa sia un antico parente delle moderne scimmie antropomorfe. Sulla base della morfologia dei denti, è stato proposto in passato che Grecopithecus potesse essere stato a tutti gli effetti un antico esponente del gruppo chiamato Ominina, ovvero il gruppo che avrebbe originato la nostra specie. Data l'età di questa specie, si è pensato potesse essere quindi uno dei più antichi ominini mai ritrovati. Uno studio che ha analizzato Grecopithecus ha sollevato molte controversie. Esso avanzava l'ipotesi che il punto d'origine della stirpe umana non sia posizionato in Africa, bensì in Europa. La loro ipotesi si basa sulla morfologia dei denti. Essi mostrano le radici dei premolari fusi assieme, una caratteristica ricondotta, all'interno del gruppo degli ominidi, unicamente alle australopitecine, i nostri più antichi parenti. Ma la classificazione e la filogenesi di una specie non può essere basata su un solo carattere, bisogna guardare invece il contesto e ciò che ci suggerisce il resto dei caratteri. In particolare, sembra che gli ominidi, nelle prime fasi della loro evoluzione, fossero proni a sviluppare caratteri simili in specie non strettamente imparentate. Le caratteristiche dentali che hanno fatto sì che Grecopithecus venisse classificato come un antico parente dell'uomo potrebbero essere semplicemente il risultato di una convergenza evolutiva. Nulla a che fare con una effettiva parentela. Questo sembrerebbe essere confermato dal fatto che l'orologio molecolare basato sulla velocità delle mutazioni nel nostro genoma fa risalire la separazione tra la nostra specie e quella degli scimpanzé a circa 6 milioni di anni fa. Grecopithecus sarebbe quindi troppo antico per poter appartenere al nostro gruppo, proprio perché è persino più antico dell'antenato comune di scimpanzé ed esseri umani. Grecopithecus sembra essere imparentato invece con un altro genere fossile di grande scimmia antropomorfa, la quale è più antica, ma è stata ritrovata più o meno nelle stesse zone. Questo genere è chiamato Ouranopithecus. Questo primate viveva in Grecia e in Turchia, durante il Miocene superiore, tra 9,6 e 8,7 milioni di anni fa. L'ambiente in cui viveva ospitava diverse specie di grandi bovidi in una zona coperta da alberi bassi, boschi e una ricca prateria. Questo genere è rappresentato da resti relativamente più abbondanti e completi di quelli di Grecopithecus. Le caratteristiche dentali di Ouranopithecus suggeriscono che questo grosso primate si nutrisse di materiale duro, abrasivo e coriaceo, probabilmente erbe, noci e tuberi. Le caratteristiche dentali e facciali di Ouranopithecus suggeriscono che in realtà sia parte dei Dryopithecini, un gruppo di grandi scimmie antropomorfe vicine alla diramazione tra gorilla, scimpanzé ed esseri umani. Tuttavia, è più probabile che sia più strettamente imparentato con gli oranghi. Esclusi questi due generi, sembra quindi fuori discussione che l'antenato comune di noi esseri umani, bonobo e scimpanzé, si possa essere originato fuori dall'Africa. Fino ad ora, tutte le prove a nostra disposizione confermano il fatto che questo antenato comune sia vissuto in Africa intorno a 6 milioni di anni fa. Questo si deduce dal fatto che i nostri più prossimi parenti vivono in Africa, e sempre in questo continente sono stati ritrovati i resti fossili dei nostri più antichi antenati. Deve perciò essere avvenuta qui la separazione tra la nostra stirpe e quella che avrebbe portato a scimpanzé e bonobo. Cos'è successo quindi 6 milioni di anni fa? A partire da 20 milioni di anni fa, grandi moti convettivi all'interno del mantello iniziarono a spingere al di sotto della parte orientale del continente africano. In quel punto la litosfera iniziò a sollevarsi e ad assottigliarsi, generando una grande frattura, la famosa Rift Valley africana. 10 milioni di anni fa, nelle depressioni create dal rift continentale, iniziarono a raccogliersi le acque dei primi grandi laghi africani, mentre ai margini della spaccatura cominciarono a sollevarsi i primi rilievi montuosi. La regione della Grande Rift Valley iniziò quindi a divenire una vera e propria barriera naturale per molte specie che allora abitavano il continente. Anche il clima iniziò a cambiare ai due lati della spaccatura.
Questa barriera geografica causò una prima differenziazione degli habitat e delle condizioni climatiche nelle regioni a ovest e a est del Rift. Il continente, fino ad allora caratterizzato nella sua parte centrale da ampie e lussureggianti foreste, iniziò in quel momento a cambiare, sviluppando accanto ad esse anche ambienti con zone boschive più rade e caratterizzate da un clima più secco. Circa 6 milioni di anni fa, questa fenditura nella crosta terrestre deve aver rappresentato un limite geografico tale da aver isolato le popolazioni di primati ancestrali alle stirpi di scimpanzé e noi esseri umani. La Rift Valley deve aver quindi facilitato i processi di isolamento delle popolazioni, che fino ad allora erano riuscite a incrociarsi e mantenere uno scambio genico continuo. Evidentemente, a partire da 6,3 milioni di anni fa, questo flusso genico deve essere stato interrotto totalmente da questa prima differenziazione degli habitat causata da tale barriera geografica. In quel momento della storia dobbiamo quindi immaginarci una sola specie di primate o più specie molto vicine tra loro che prima di 6 milioni di anni fa abitavano un vasto areale tra Africa centrale e orientale. Questi primati non erano né scimpanzé né esseri umani. Erano la popolazione da cui avrebbero avuto più avanti origine gli antenati di questi due lignaggi e dovevano essere differenti da entrambi. A lungo andare, gli incroci tra queste due popolazioni cessarono di verificarsi. Da quel momento in poi, il nostro lignaggio e quello che avrebbe portato un giorno agli scimpanzé hanno intrapreso due percorsi evolutivi differenti. Il gruppo chiamato Panina avrebbe continuato a vivere nelle fitte foreste dell'Africa occidentale, portando più avanti ai primi antenati della stirpe di scimpanzé e bonobo. I nostri antenati, invece, parte del gruppo denominato Ominina, avrebbero cominciato a vivere nella regione a est della frattura continentale rappresentata dalla Rift Valley. Nonostante l'Africa orientale sia stata una zona importantissima per quanto riguarda le prime fasi della nostra evoluzione, gli spostamenti delle popolazioni di primati fra questa regione e il resto dell'Africa continuarono per moltissimo tempo. Il luogo dove viveva Sahelanthropus, di cui abbiamo parlato nel primo episodio, ne è una dimostrazione. Sahelanthropus è stato ritrovato in un luogo alquanto insolito. I suoi resti non sono stati infatti rinvenuti in Africa orientale, bensì in Chad, nella parte centro-settentrionale del continente. Ciò vuol dire che l'evoluzione del nostro lignaggio, già ai suoi primordi, è avvenuta in un ambiente molto più esteso, diversificato e caratterizzato da spostamenti di popolazioni, ma sempre influenzato primariamente dai cambiamenti nell'Africa orientale. 7 milioni di anni fa, il Chad ospitava grandi aree umide e estesi ambienti lacustri. Lungo questi laghi, la vegetazione componeva una ricca e lussureggiante foresta, abitata da una fauna ormai scomparsa. Oltre a Sahelanthropus, molti altri primati, come ad esempio le scimmie colobine, abitavano queste foreste. Varie specie di bovidi e bizzarri parenti degli elefanti vagavano per le boscaglie e le zone più aperte. Imparentati con le famose tigri dei denti a sciabole appartenenti agli antichi felidi Machairodontini, Locotungeilurus e Machairodus potevano rappresentare un serio pericolo per Sahelanthropus. Tra le più antiche specie ascrivibili al gruppo che avrebbe originato anche la nostra specie è forse Orrorin tugenensis. Il genere Orrorin, sebbene frammentario, possiede un miscuglio di caratteri distintivi, che ci forniscono importanti informazioni sulle prime fasi della nostra storia. Sono stati ritrovati ben 20 diversi frammenti ossei fossilizzati, comprendenti due pezzi della parte posteriore della mandibola, diversi denti isolati, tre femori parziali, un omero anch'esso parziale, una falange prossimale e una falange distale appartenente al pollice. La falange prossimale è l'osso del dito più vicino al palmo della mano, mentre quella distale è quella corrispondente alla punta. Scoperta tra le colline del Tugen, questa antica specie di ominino viveva circa 6 milioni di anni fa in Kenya, in una zona allora ricoperta da una foresta sempreverde e caratterizzata da un clima secco. Osservando i suoi resti si può notare che i denti sono di piccole dimensioni in relazione alla taglia corporea, anche più piccoli rispetto a quelli di alcune specie di Australopithecus, ma più simili invece a quelli degli esseri umani. La falange prossimale della mano è piegata e mostra come questa specie fosse ancora molto adatta a vivere sugli alberi e arrampicarsi. Mentre la falange distale del pollice, più simile a quella degli esseri umani,
Ci dice che Orrorin possedeva particolari abilità nell'afferrare con precisione gli oggetti. In contrasto, la morfologia del femore suggerisce che questo primate fosse capace di spostarsi in posizione bipede. La sua struttura è infatti a metà tra quella delle grandi scimmie mioceniche e quella delle successive australopitecine. Nonostante il femore sia di un animale bipede, la morfologia della testa del femore indica che l'arto inferiore possedeva ancora caratteri adatti ad una vita arboricola, concorde quindi con l'ambiente in cui viveva Orrorin. Nonostante innumerevoli prove indichino che la culla dell'umanità si trovi in Africa, nuove evidenze che stanno emergendo mostrano una storia più complessa di quanto immaginato in precedenza. Ancora una volta, l'Europa si sta rivelando un continente sorprendentemente importante per comprendere l'evoluzione di alcuni tratti che caratterizzano la nostra specie. Nel 2017, su una spiaggia nella parte occidentale dell'isola di Creta, sono state rinvenute delle impronte molto particolari, che sono state chiamate impronte di Trachilos, dal nome di una località vicina al luogo di ritrovamento. A prima vista, le impronte potrebbero sembrare quelle di un essere umano qualsiasi, ma osservandole meglio emerge qualcosa di davvero inaspettato. Analizzando la forma delle impronte si può risalire e studiare la morfologia del piede che le ha lasciate. L'alluce è posto in posizione relativamente frontale sul piede e possiede persino il caratteristico bulbo posizionato tra il dito e il resto del piede negli esseri umani. Questo mostra che il primate che ha prodotto le impronte non possedeva un alluce divaricato come nel resto delle scimmie, era perciò perfettamente in grado di camminare su due zampe. Le impronte mostrano dei tratti davvero insoliti per un essere umano. Accanto a queste caratteristiche tipiche di una specie spiccatamente bipede, ce ne sono altre davvero insolite, che testimoniano che ci troviamo di fronte a qualcosa di davvero enigmatico. Le impronte mostrano caratteri arcaici, che fanno escludere che possa trattarsi di quelle di un essere umano. La pianta è molto corta e larga in confronto alla nostra. Non possiedono né la caratteristica arcata longitudinale che si riscontra nel nostro piede, né un calcagno distinto. Le caratteristiche mostrate dalle impronte sembrano essere persino più arcaiche di quelle del genere Australopithecus. Ancora più sorprendenti sono i risultati delle datazioni. In un primo momento esse sono state datate a circa 5,7 milioni di anni fa. Di recente una nuova datazione mostra però che potrebbero essere persino più antiche, con un'età di ben 6 milioni di anni. Nonostante le misurazioni rimangano ancora poco precise, le prove e le datazioni stratigrafiche fatte nell'area di Trachilos mostrano che il sito non deve essere più giovane di 5,6 milioni di anni. Ciò vuol dire che quando Orrorin viveva nelle foreste dell'Africa subsahariana, un'altra antica specie di primate bipede camminava lungo le spiagge di quella che un giorno sarebbe divenuta l'isola di Creta. Alcuni ipotizzano che i primati che hanno lasciato le impronte potrebbero non essere imparentati con l'essere umano e che questa somiglianza sia dovuta solo a una convergenza evolutiva. Gli studiosi, pur rimanendo cauti nel trarre conclusioni, sostengono che in accordo con i caratteri riscontrati, l'ipotesi più probabile e parsimoniosa che possiamo avanzare è che si trattino di impronte lasciate da degli antichissimi ominini, anche più antichi di Australopithecus. Quindi potremmo ritrovarci di fronte alle più antiche impronte riconducibili a nostri parenti fino ad ora scoperte. Se ciò si rivelasse vero, significherebbe che la storia del bipedismo nel nostro gruppo ha avuto un'origine molto più antica e che persino in queste prime fasi dell'evoluzione, le popolazioni di ominini migravano tra Africa ed Eurasia. Fintanto che non troveremo delle ossa fossili nella medesima zona che confermino l'ipotesi, la questione rimarrà aperta. Nonostante ciò, la più antica specie confermata di ominino dopo Orrorin di cui possediamo dei resti fossili relativamente completi si trova sempre in Africa. Il genere in questione è Ardipithecus. Questo nostro antico parente visse in quella che è ora l'Etiopia, tra 5,7 e 4,4 milioni di anni fa, tra la fine del Miocene e l'inizio del Pliocene. Nonostante fosse arboricolo, i resti di questo affascinante primate rivelano che non possedeva una struttura corporea simile a quella degli scimpanzé. Dal volume massimo di 350 cm cubici, il suo cervello era leggermente più piccolo di quello di uno scimpanzé. Nonostante lo stile di vita arboricolo e le braccia molto allungate, Ardipithecus era dotato, come detto,
anche degli arti inferiori relativamente sviluppati. Il piede, come quello di qualsiasi altro primate, aveva un alluce opponibile, il quale lo rendeva simile ad una mano, in modo da poter afferrare i rami. La sua particolare struttura ci dice però che era in grado di spostare l'alluce e tenerlo stretto al piede. Questo, insieme alla struttura del bacino, gli consentiva di spostarsi meglio a terra, camminando sugli arti posteriori. Contrariamente al bacino degli scimpanzé, il quale è piatto e allungato, quello di Ardipithecus è molto più largo e profondo. Questa tipologia di bacino ricorda molto di più quella degli esseri umani. Profondo e simile ad una cesta, accoglieva gli organi nell'addome quando assumeva una postura bipede, oltre a consentire una maggiore stabilità durante la camminata. Tutto questo, insieme alla morfologia del femore, suggerisce che Ardipithecus fosse bipede e quindi capace di deambulare mantenendo una postura relativamente eretta. La mano ci racconta invece di un animale capace di spostarsi da un ramo all'altro in modo simile a come fanno gli oranghi, ma anche in grado di muoversi velocemente sui tronchi degli alberi. La morfologia della mano e del polso di Ardipithecus ricordano più quella dei primati come bonobo e scimpanzé che quella di altre scimmie quadrupedi. Si evince perciò che Ardipithecus era in grado di spostarsi usando anche la camminata sulle nocche. Quindi, nonostante questa antica specie di ominino possedesse chiari adattamenti che favoriscono il bipedismo, era probabilmente ancora in grado di spostarsi anche su quattro zampe, usando le nocche come appoggio. Si è sempre pensato che i più arcaici antenati dell'uomo derivassero da forme simili a scimpanzé, divenute bipedi solo una volta intrapresa la vita nella savana, cioè dopo aver abbandonato le fronde degli alberi. Nonostante Ardipithecus presentasse ancora caratteri per una postura mista, sappiamo che era perfettamente in grado di mantenere abitualmente una postura bipede, a conferma del fatto che la posizione eretta sia voluta nei nostri antenati quando ancora praticavamo una vita arboricola. Ardipithecus viveva in una foresta relativamente rada, molto differente dalla densa foresta pluviale in cui vivono oggi gli scimpanzé. La postura mista di questo antico ominino gli permetteva probabilmente di sfruttare al meglio le risorse dell'ambiente circostante, grazie alla capacità di spostarsi abilmente sui rami degli alberi, ma anche di camminare facilmente a terra quando doveva attraversare zone con meno alberi. La morfologia dei denti di questo primate indica una dieta onnivora, molto meno specializzata rispetto alle moderne scimmie antropomorfe. L'analisi isotopica dello smalto dei suoi denti ci rivela la sua alimentazione. I risultati confermano una dieta generalista. Si nutriva di frutta e piccoli animali, mentre evitava probabilmente grandi quantità di fogliame, cibo coriaceo e materiale vegetale fibroso. Si procurava i suoi pasti sia sugli alberi che a terra in zone più aperte. Osservando i denti si possono ottenere altre informazioni sul suo comportamento. Sia nelle femmine che nei maschi, i canini erano molto ridotti. Nei maschi di scimpanzé, questi canini sono enormemente più sviluppati. Essi sono usati nei combattimenti per contendersi il territorio e le femmine. Ciò vuol dire che Ardipithecus non combatteva per il territorio, né per il diritto di accoppiarsi. Ne deriva perciò un comportamento più pacifico rispetto alle grandi scimmie odierne. La sua struttura sociale era quindi molto più simile a quella dei bonobo. Questo tipo di struttura sociale consentiva probabilmente ai maschi di risparmiare energie e concentrarsi molto di più su una sola femmina. Di conseguenza è probabile che fossero monogami e che si accoppiassero con una sola femmina alla volta. Il risparmio energetico consentiva forse a questi primati di investire tempo e energia nella cura parentale. Anche la struttura facciale di Ardipithecus, molto più simile a quella di un esemplare immaturo di scimpanzé, indica un comportamento sociale di questo tipo. Uno sviluppo meno marcato di alcuni tratti facciali come zigomi e mascelle a favore di un cervello in proporzione più sviluppato è un chiaro sintomo di autodomesticazione. Legami di coppia più solidi e cure parentali prolungate consentivano probabilmente la sopravvivenza di piccoli più gracili e che mantenevano più a lungo caratteri giovanili. Questa caratteristica è chiamata pedomorfismo. Ciò vuol dire che la tendenza all'autodomesticazione e il mantenimento di parte dei caratteri giovanili in età adulta era già iniziata con Ardipithecus. L'accorciamento del cranio a causa del mantenimento dei caratteri pedomorfici permise forse l'abbassamento della laringe, consentendone una mobilità migliore.
Questo permetteva probabilmente una migliore capacità nel produrre suoni complessi. Nonostante la capacità di vocalizzare di Ardipithecus non dovesse differire molto da quella di uno scimpanzé, questa antica specie era probabilmente in grado di emettere suoni leggermente più complessi, alla pari di un neonato. Alcuni studiosi sostengono che tali capacità comunicative in un gruppo basato su forti legami sociali potrebbero aver consentito un'autodomesticazione ancora più marcata. Da un lignaggio affine a Horrorin e Ardipithecus avrà inizio la storia dell'evoluzione umana. Quando si parla della transizione dalla vita arboricola a quella terrestre nell'evoluzione dei nostri antenati, si fa sempre menzione del famigerato anello mancante. In pochi sanno però che cos'è e se è mai stato trovato. In passato ci si riferiva con il termine di anello mancante a qualsiasi forma di transizione che doveva essere ancora trovata per avere una sequenza perfetta di un determinato passaggio evolutivo, ad esempio tra le antiche scimmie mioceniche e i primi antenati dell'uomo. Ma questa allocuzione al giorno d'oggi è caduta in disuso perché non ha più alcuna valenza scientifica. Poteva avere un senso all'inizio del XX secolo, quando si era ancora agli inizi dello studio dell'evoluzione umana, cioè quando si aveva una concezione ben diversa di come avvenne la nostra evoluzione. Oggi invece abbiamo a disposizione innumerevoli evidenze fossili che costruiscono un quadro molto chiaro della transizione tra le forme arboricole e quelle terricole ancestrali alla nostra specie. Il record fossile è per definizione incompleto, perché la fossilizzazione è un evento molto raro che necessita di particolari condizioni. Come se non bastasse, l'erosione può distruggere e cancellare parte dei resti, lasciandoci con una manciata di frammenti. Da quanto visto, è già una fortuna avere anche solo dei resti sufficientemente completi, figuriamoci un'intera sequenza evolutiva che mostri tutti i passaggi e le modificazioni a cui un gruppo è andato incontro nel corso dei milioni di anni. Tutto questo viene complicato anche dal fatto che l'evoluzione non procede in maniera lineare e una specie non si evolve in un'altra dall'oggi al domani. L'evoluzione si basa sulle modifiche a cui vanno incontro le popolazioni e non su lunghe sequenze lineari delimitate da stadi intermedi ben precisi e con un obiettivo finale da raggiungere. Le specie si evolvono formando una sequenza più simile ad un cespuglio, con tante diramazioni laterali che a volte si intrecciano fra di loro, complicando ancora di più la storia evolutiva del gruppo. L'evoluzione opera su popolazioni che si separano, si rimescolano, vanno nuovamente a isolarsi, originando specie nuove che poi possono eventualmente reincrociarsi formando ibridi. Se la distanza genetica tra due specie è troppo grande, queste non potranno più incrociarsi. Questi fenomeni devono essere avvenuti innumerevoli volte nella storia della nostra stirpe, così come in qualsiasi altro gruppo nel regno animale. Non c'è un momento ben definito nel tempo in cui si può dire che da una data specie ne è comparsa un'altra, poiché il limite che separa una specie da un'altra è più sfumato di quanto si possa immaginare. Nonostante queste difficoltà, abbiamo una sequenza evolutiva documentata dal record fossile abbastanza completa, che ci fornisce le prove sufficienti per ricostruire gli eventi evolutivi a cui i nostri antenati sono andati incontro. Non possiamo pretendere di avere la forma intermedia tra ogni popolazione e ogni specie scoperta. Dovremo trovare i resti di tutti gli esemplari mai apparsi lungo la linea di discendenza che porta dall'antenato comune con le grandi scimmie antropomorfe a noi. A partire dall'inizio del Pliocene, 5 milioni di anni fa, sia il continuo innalzamento dei rilievi montuosi ai margini della Rift Valley che il continuo abbassamento dell'umidità globale contribuirono alla trasformazione sempre più marcata degli ambienti dell'Africa orientale. I primati ominini, isolatisi centinaia di migliaia di anni prima nella parte est del continente, si trovarono così a fare i conti con un ambiente sempre più diverso da quello a cui si erano adattati. Il bipedismo facoltativo che queste scimmie arboricole avevano già in partenza si rivelò vantaggioso nel nuovo ambiente che stava lentamente emergendo. Negli ambienti forestali via via più aperti, un nuovo tipo di primate fece la sua apparizione. Questo bizzarro genere di scimmia è conosciuto con il nome di Australopithecus. La più antica specie mai ritrovata fino ad ora è Australopithecus anamensis. Rinvenuti in Kenya e in Etiopia, i suoi resti risalgono a più di 4 milioni di anni fa.
Analisi geologiche della regione intorno al lago Turkana ci raccontano di un ambiente molto diverso da quello odierno. Oggi quest'area è caratterizzata da un clima arido e da un ambiente in cui la vegetazione è scarsa. Al tempo in cui viveva questo nostro antico parente, la zona era molto più umida. Una vegetazione più abbondante componeva una foresta più ricca e densa, la quale circondava il lago e dava rifugio a moltissime specie animali. I resti di questa antica australopitecina mostrano adattamenti ad uno stile di vita ibrido. La struttura dell'omero, del femore e della tibia presentano caratteri spiccatamente umani. Il femore e la tibia di Australopithecus anamensis suggeriscono che la specie fosse già in gran parte bipede. Benché presentasse caratteri chiaramente utili ad uno stile di vita terricolo, questa specie possedeva ancora molti tratti anatomici tipici di un primate arboricolo. Il suo bipedismo era probabilmente più accentuato che in Ardipithecus, ma non era quello tipico delle prime specie di esseri umani. Le ossa della sua mano mostrano falangi e metatarsi molto robusti e allungati. Questo suggerisce che la specie fosse ancora molto legata agli alberi. Non solo, l'analisi della morfologia delle ossa del polso indica persino che fosse in grado di camminare in parte anche sulle nocche, in modo simile a come fanno gli scimpanzé. Altri ritrovamenti riconducibili a questa specie mostrano braccia relativamente più allungate che negli esseri umani moderni, a confermare le capacità di arrampicata di questa arcaica specie di ominino. Oltre a questo, possedeva canini più sviluppati sia rispetto ad Ardipithecus che alle successive specie di Australopithecus. Risalendo a 4,2 milioni di anni fa, è solo 200.000 anni più giovane della più recente specie di Ardipithecus. Questa estrema vicinanza dal punto di vista cronologico tra le due specie fa supporre che non vi sia una stretta parentela tra esse. Ciò ci porta a ipotizzare che la separazione tra i lignaggi di entrambe le specie sia avvenuta molto probabilmente in tempi ancora antecedenti. A questo punto, tutte le prove a nostra disposizione indicano che uno stile di vita relativamente più terricolo apparve nei nostri antenati in un tempo che probabilmente supera i 4,2 milioni di anni fa. L'analisi morfologica e delle proporzioni degli isotopi di carbonio nei denti di Australopithecus anamensis indicano che la specie aveva una dieta molto simile a quella dei moderni gorilla. Si nutriva in gran parte di frutta e fogliame tenero, che trovava sulle fronde degli alberi e in mezzo alla boscaglia. Nei prossimi episodi assisteremo alla definitiva ascesa delle scimmie terricole. Il genere Australopithecus avrà un grande successo. Inizierà ad espandersi e ad adattarsi con diverse specie a spazi sempre più aperti, originando una moltitudine di forme. Infine, vedremo come tra questi primati verranno poste pian piano le basi per l'evoluzione del genere Homo, lo stesso a cui sarebbe appartenuta la nostra specie.